è in corso dalle prime luci dell'alba una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Cosenza, supportati dai militari del nucleo cinofili e del nucleo elicotteri di Vibo Valentia. Oltre 100 carabinieri nei comuni di Cosenza, Trenta, Tovito, Mendicino, Rende, Rose, Luzio e Massafra stanno dando esecuzione a 14 misure cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata da due commercianti, titolari di una storica gioielleria cosentina, vittime di usura. Noi partiamo da una denuncia e su cui abbiamo sviluppato un'attività estremamente importante da parte della Polizia Giudiziaria che ci ha portato a tutta una serie di risultati. Le altre vittime di usura non sono dei denunzianti volontari, sono persone a cui è stato evidenziato una situazione e non hanno fatto altro che ammetterla. Le complesse attività investigative condotte hanno permesso di documentare una capillare rete di soggetti, anche con precedenti specifici, che, perfettamente aderenti al tessuto sociale cittadino, elargivano a privati e commercianti deboli ed in condizioni di grave disagio economico prestiti a tassi usurari. Questa indagine evidenzia che cosa? L'usura ai danni della povera gente, delle persone normali che hanno bisogno di 50 euro per andare a fare la spesa, di persone che stanno scendendo piano piano i gradini della scala sociale per arrivare veramente a livelli di povertà estrema. Quindi questa è un'indagine che va a colpire chi sfrutta questa situazione, chi assembla le usure ai danni di persone che devono dare 50 euro, 100 euro, che per queste cifre minaccia la morte. Gli indagati, inseriti nel locale contesto criminale, non esitavano a fare ricorso a ripetute minacce e ad atti di violenza fisica, pur di conseguire i proventi illeciti derivanti dalla restituzione delle somme lievitate in ragione degli interessi, che venivano applicati in percentuale esponenzialmente superiore a quelli soglia fissati dal vigente decreto ministeriale. Questo è un fenomeno tentacolare su questa città. Noi invitiamo le persone a denunziare gli usurai perché l'indagine ne è una riprova. Quando noi abbiamo una denunzia siamo in grado di colpire nel modo più fermo e più rigoroso possibile.